un'intera seduta per dire no a maggioranza alla riforma dell'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale si è riunito a distanza di una settimana dall'inizio della discussione e i consiglieri di Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle hanno approvato le due delibere che chiedono il referendum, una per l'abolizione totale della legge di riforma, l'altra per l'abolizione parziale. Cosa succede adesso? Le due proposte vengono portate all'attenzione degli altri consigli regionali, ne bastano cinque, secondo l'articolo 75 della Costituzione, infatti sono già, oltre a quello della Toscana, quelli di Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sardegna. Poi la Consulta deciderà sull'ammissibilità del referendum. Il presidente Mazzeo avrà il compito formale di fare da cerniera in qualche modo con gli altri consigli. Anche per lui è giusto il regionalismo, ma a condizioni diverse da quelle previste dalla riforma. Il centrodestra invece attacca durante il dibattito. Per la Toscana, dicono i suoi consiglieri, l'autonomia differenziata è davvero una grande occasione. Rinviato invece a settembre alla ripresa dell'attività l'esame del pacchetto di bilancio, variazione e DEF regionale. Un mese, quello in cui si discuterà anche della nuova gestione della Firenze-Pisa-Livorno con l'ipotesi del pedaggio per i TIR. Intanto in commissione c'è stato il primo via libera alla proposta di legge regionale per dare indicazioni omogenee in tempi rapidi ai comuni costieri toscani, sono 34, in materia di concessioni demaniali marittime, argomento di strettissima attualità. Dal mare alla montagna, piccoli e grandi centri della Toscana organizzano gli eventi in queste settimane di piena estate e molti di questi passano da qui, dalla sede del Consiglio regionale, vengono annunciati, presentati, celebrati. Subito però c'è una notizia importante delle ultime ore. Due bandi per la memoria che il Consiglio regionale aveva lanciato qualche mese fa hanno prodotto gli effetti sperati. Uno per recuperare biblioteche e archivi danneggiati dall'alluvione di novembre, l'altro per celebrare gli 80 anni dalla liberazione e ricordare le tante stragi nazifasciste in Toscana. I risultati vengono illustrati dal presidente Mazzeo e da altri membri dell'ufficio di presidenza con una premessa fondamentale: le risorse che vanno sui territori, ai comuni, a enti, associazioni, sono il frutto dei risparmi, dei costi della politica. In questo caso di quelli del Consiglio. Abbiamo deciso di destinare 1.300.000 euro per sostenere le difficoltà di chi aveva perso i propri archivi, le biblioteche, penso a quella di Pontedera, ma anche tante altre. 33 progetti presentati e noi daremo una mano perché non si perda un pezzo di storia fondamentale della nostra regione. E poi 400.000 euro dedicati agli 80 anni della liberazione e agli 80 anni dagli eccidi terribili, dalle stragi nazifasciste. Hanno toccato gran parte della nostra regione. Tanti progetti presentati dalle amministrazioni locali, dall'ANPI locali, da associazioni del territorio. Insomma, con queste risorse che sono frutto della buona politica, dei risparmi sui costi della politica, abbiamo fatto in modo di costruire memoria, perché solo partendo dalla memoria si può costruire un futuro migliore per i nostri figli. I bandi discendono da due leggi regionali del febbraio scorso. Le risorse complessive, come abbiamo sentito, ammontano a 1.700.000 euro. Il titolo dell'iniziativa, Senza memoria non c'è futuro, ripreso da una frase del Presidente della Repubblica, spiega già il senso di questo impegno, condiviso dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio intero. Molto felici che queste due iniziative siano state così prese in considerazione e che su queste ci sia stato un grande investimento da parte degli enti e delle associazioni con progetti davvero di valore. Era doveroso che il Consiglio regionale sostenesse iniziative da una parte di recupero del patrimonio storico-culturale di quei comuni che sono stati alluvionati e non solo, dall'altra il recupero della memoria, la valorizzazione. 80 anni dalla liberazione era una data importante, il 2024 si deve completare con tutta una serie di iniziative che vedranno il Pegaso protagonista, Pegaso simbolo della libertà e della nostra liberazione, che a questo punto torna protagonista in tutti i comuni toscani grazie a oltre 100 domande che nel complessivo hanno visto tanti comuni, tanti istituti rispondere positivamente all'appello dell'Ufficio di Presidenza. Yeah.
una seduta con un solo tema, quella di martedì 16 luglio, che porta al rilancio della sfida della Toscana contro l'autonomia differenziata, la riforma voluta dal governo e approvata nel mese di giugno. Le due delibere che vengono approvate, presentate d'intesa con le stesse forze politiche di altre 4 regioni governate dal centro-sinistra, passano con un'ampia maggioranza, ma facciamo presente al capogruppo del Partito Democratico, anche voi volete il regionalismo. Quale? Sicuramente sì, noi infatti abbiamo sino ad un certo punto anche sostenuto e sosteniamo le autonomie, sosteniamo la semplificazione. La semplificazione si può fare stabilendo meglio chi fa che cosa, sburocratizzando, cose di cui c'è sicuramente necessità. Ma come ho detto, la nostra Costituzione prevede un regionalismo cooperativo. Allora la proposta che noi anche con l'allora Presidente Bonaccini, con il Presidente Ciani sostenevamo era una proposta molto più limitata rispetto alle deleghe di autonomia che potevano essere richieste, una proposta che prevedeva una forte concertazione con tutte le autonomie locali, con le associazioni, con tutti gli stakeholder interessati a questo percorso. Una soluzione che prevedesse i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere alla base garantiti in tutte le regioni e soprattutto che si trovassero risorse per sostenere questa proposta. Qui invece si dice ci sono due anni per individuare i livelli essenziali delle prestazioni, c'è un anno per reperire le risorse, ma quando mai? Il gruppo della Lega, che una settimana prima aveva presentato centinaia di emendamenti per rallentare l'iniziativa del centro-sinistra, ora ribadisce le sue ragioni, parlando invece di grande occasione per la Toscana, soprattutto su alcune materie. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale, che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamente a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del Presidente Giani, che prima del Presidente Rossi e poi del Presidente Giani, che chiedono l'autonomia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla Regione Toscana la richiesta di una serie di materie di competenza e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. Tutto il centrodestra è compatto, i consiglieri che intervengono e che di fatto egemonizzano la prima parte del dibattito parlano di una svolta importante. Avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto finalmente, che avrebbe potuto, perché no, riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo paese e anche in questa regione, invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito a seguito della richiesta del Partito Democratico di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo paese, non soltanto toscana. A quali deleghe pensa per la nostra regione? Visto che sulla sanità c'è molto da lavorare, ci sarebbe molto da domandarsi. Sicuramente potrebbe essere interessante lavorare su quello relativo alla cultura, sul tema agricolo, sul tema turistico, ma sono diverse le opportunità. Tutto dipende però da conoscere oggettivamente non soltanto i costi, le previsioni che ci sono. Non sono dello stesso avviso Italia Viva e Movimento 5 Stelle, insolitamente alleati in una battaglia politica importante come questa. Stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi.
È evidente che la Regione Toscana è in grado di legiferare, noi sappiamo che è in grado di farlo, ma è evidente che prima di tutto dobbiamo tenere insieme unito un Paese, dobbiamo tenere insieme lo Stato, e quindi nessuno può arrogarsi il diritto di superare con questa legge tutte le peculiarità che erano dello Stato e che tengono insieme un Paese, bene le regioni, bene ovviamente la differenziazione, ma l'eccesso della normativa ha superato ogni limite, a nostro avviso ha superato anche i limiti che la Costituzione stessa poneva nei confronti delle autonomie legislative regionali. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata, e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese come veneto, è utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il Paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centrodestra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Alla fine parla anche il Presidente dell'Assemblea, che commenta il dibattito e le proposte approvate. È stato un dibattito serio, un dibattito appassionato con punti di vista differenti. È evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai presidenti dei consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e alle cittadine del nostro Paese di esprimersi, perché noi vogliamo un'Italia che non lasci indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un paese del sud, di un'area interna, abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Interviene pure il portavoce dell'opposizione, che a sua volta lancia una sfida a chi oggi sta promuovendo il referendum. E qualora ci eleggeranno la guida di questa regione, noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata, ma lo faremo anche quando, siamo sicuri, il presidente Gianni farà ancora un'ulteriore giravolta. Prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLAN, c'è stato questo cambio di posizione chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD, e sicuramente il presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere autonomia differenziata su alcune maniere, e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Un po' a sorpresa, almeno per qualcuno, c'è un rinvio della discussione sul pacchetto di bilancio che era prevista nella prossima seduta, e il rinvio è a settembre. Sì, c'è un rinvio sul pacchetto di bilancio perché ci dicono arrivare una variazione di bilancio appunto dalla Giunta lunedì 22, che non avrà i tempi congrui nell'organizzazione del Consiglio regionale appunto per la sua discussione nelle varie commissioni. Il DEF è arrivato in ritardo e quindi le opposizioni hanno chiesto di avere tutto il tempo, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, nel poterli analizzare, studiare, discutere e capire nell'ultimo anno e mezzo di mandato quale sarà la direzione della Toscana e della Giunta Gianni. Qualcuno tuttavia ha ipotizzato che in questo modo la maggioranza di centrosinistra punti ad avere più tempo per allargarsi. Ha semplicemente raccolto una richiesta che è stata fatta da tutti i partiti del centrodestra, visto che il DEF è arrivato come proposta con 10 giorni di ritardo. Quindi tutti quanti loro hanno detto non ci sono i tempi per poterlo approfondire per bene, e noi abbiamo accettato di poterlo discutere nel primo Consiglio di settembre. Dopodiché io non nascondo che spero che su
questioni concrete possa anche consolidarsi quel campo largo, quella convergenza che in questo caso si è manifestata relativamente alla preoccupazione su una legge che rischia di disarticolare il Paese, possa invece anche affermarsi, ritrovarsi, trovare sintesi su varie soluzioni di carattere programmatico. In Commissione è stata approvata anche la proroga per la validità del piano sociosanitario integrato, del piano regionale per la qualità dell'aria e dell'ambiente e del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi piani. Un'altra commissione, quella per lo sviluppo economico e rurale, ha dato il via libera a maggioranza alla proposta di legge per le concessioni demaniali marittime. L'obiettivo è dare indicazioni omogenee e in tempi rapidi ai 34 comuni costieri toscani, garantendo una premialità per il rilascio delle concessioni e la possibilità di un equo indennizzo al concessionario uscente. Un altro argomento che influenza il dibattito di questa settimana è il futuro della Firenze-Pisa-Livorno. La strada più importante e più trafficata della regione mostra tutte le sue criticità. Il presidente Gianni chiede un'accelerazione sulla pratica di Toscana Strade, la società pubblica di gestione che dovrà introdurre il pedaggio per i mezzi pesanti, senza barriere, con un costo ridotto rispetto a quello autostradale. Garantirebbe risorse utili per la manutenzione e in prospettiva per realizzare in alcuni punti la terza corsia. Al capogruppo del PD chiediamo se davvero sarà settembre il mese decisivo. Sì, il Presidente ha nuovamente sollecitato la definizione di questo argomento, che è da una parte la Costituzione di Toscana Strade, ma anche il fatto che, così come la Giunta ce lo ha trasmesso, la Costituzione di Toscana Strade, cioè, non può prescindere o difficilmente può prescindere dal pedaggiamento. Noi eravamo rimasti d'accordo sul fatto che non era il caso di fare di questo un argomento di campagna elettorale. La campagna elettorale è finita, ovviamente siamo di fronte, vuol dire, all'agosto, però a settembre, cioè, questa proposta dovrà essere trattata in commissione e, come ci ha chiesto il Presidente, dovrà avere una definizione in un senso o in un altro. Diversa l'opinione dei consiglieri di opposizione. Capecchi, che è il presidente della commissione controllo, torna a criticare le scelte della regione. L'ennesimo coniglio esce dal cilindro del presidente Gianni, Toscana Strade, perché è bastato approfondire i numeri per capire che il pedaggio, così come è inteso solo per i TIR, non soltanto non dà le risorse necessarie a fare interventi strutturali su quella strada, ma al contrario crea le premesse perché paghino tutti, perché ormai è saputo che a livello comunitario il pagamento dei pedaggi non è più consentito farlo selettivo, cioè solo per alcune categorie di coloro che usufruiscono di una strada, e quindi il rischio è che alla fine paghino tutti per continuare ad avere una strada in quelle condizioni. È lunghissima ancora una volta la serie di iniziative presentate in Consiglio regionale in questi giorni. Di molte di queste abbiamo parlato nei nostri telegiornali. Partiamo dallo sport, dalla pallacanestro. La Libertas Livorno è tornata in Serie A2 ed è stata premiata anche qui in una sala bellissima e prestigiosa, quella degli affreschi. Ma questo è un riconoscimento importante. Dopo 33 anni la Libertas Livorno torna in A2. È un riconoscimento per la società, è un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto un campionato stupendo, è un riconoscimento per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Non ci sarà più il derby, ma Livorno, la Libertas, rappresenterà davvero ai massimi livelli tutto il nostro territorio. Sicuramente la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno ma della Toscana tutta, e questo è un premio, un riconoscimento al risultato sportivo ma anche al progetto che c'è dietro questo risultato e il lavoro della società e del presidente Consigli. Molto soddisfatti presidente e capitano della squadra. Sì, veramente un grande piacere, una grande emozione. Ringrazio a nome di tutta la società e a nome di tutti gli sportivi livornesi il Consiglio regionale della Toscana per questo importantissimo riconoscimento che dà un valore ancora più importante a questa vittoria. Noi l'abbiamo detto tante volte, questa è una vittoria della gente che ha voluto far rinascere
il basket a Livorno, la gente che si è messa insieme per ricostituire la Libertas Livorno dopo i fasti degli anni Ottanta, e poi con l'aiuto di tutti siamo riusciti a riportarla in Serie A. Adesso questo è un patrimonio molto importante per noi e per tutti i ragazzi, le ragazze, le famiglie che seguono questa squadra. Che effetto fa ricevere un premio istituzionale come questo? Beh, mai ricevuto in vita mia, quindi un'emozione particolarissima e mai provata, e veramente sono molto orgoglioso di questo e ringrazio veramente la Regione Toscana. Quasi come la promozione in A2. Quasi, ma come è stata la promozione, insomma, è stato come toccare il cielo con un dito. Dice il presidente del Consiglio regionale che il capitano ha un ruolo importante, quello di amalgamare la squadra, di far fronte anche alle difficoltà, di fare rete, insomma. Eh sì, non è un ruolo facile, per fortuna i miei compagni di squadra quest'anno, l'anno scorso, sono ragazzi con una gran testa, quindi gran lavoratori, e il risultato si è visto. Sole caldo, l'Elba e le isole sono in primo piano nel nuovo numero della rivista Enjoy Elba in the Toscan Arcipelago. Si raccontano tutte le isole della Toscana con gli angoli più nascosti, sfogliando gli archivi della storia, guardando alla biodiversità. Sempre all'isola d'Elba, i primi di agosto ci saranno i concerti della Si Può Fare Band, che presenta il suo primo tour nelle piazze. Saranno a Porto Azzurro, Marciana Marina, Capoliveri. La band, composta da persone con disabilità, musicisti, educatori, ad ottobre suonerà sul palco del G7 Inclusione e Disabilità ad Assisi. Dopo il successo dell'anno scorso a Sansepolcro torna il Berta Music Festival dal 23 al 25 agosto, anticiperà le feste del Palio. L'evento è organizzato dall'associazione I Citti del Fare. Ci saranno Edoardo Bennato 23 agosto, Max Gazzè 24, Sesto Senso Live Band 25, Paolo Ruffini il 26. Negli stessi giorni, dal 23 al 25 agosto, a Collodi invece ci sarà il Pinocchio Street Festival, arte, musica, teatro e circo. Prima serata con Davide Riondino. Pinocchio è il simbolo della Toscana nel mondo. Pinocchio è il segno di una cultura popolare ancora diffusa nella nostra regione, ed è questa un'iniziativa ormai alla nona edizione che ho avuto il piacere anche di vivere lo scorso anno, che dà il segno di quanto in quei giorni Pescia, Collodi diventino davvero la capitale del street art, del lavoro, diciamo, tra la gente, tra le ragazze e i ragazzi, ma anche tra tante famiglie che vivono quei luoghi. E poi quest'anno è impreziosita dal racconto di David Riondino. È davvero una bella iniziativa che consiglio di seguire a tante cittadine e tanti cittadini della Toscana. Notti d'estate è il Festival della Cultura di Reggello, evento che si svolge fino al 31 luglio con spettacoli teatrali, concerti, cinema all'aperto, laboratori per bambini, attività nella natura, incontri letterari. Si svolge in varie location: Parco Urbano di Donnini a Villa Pitiana, Chiesa di Santa Margherita a Cancelli, Pieve di San Pietro a Cascia. La fisarmonica ci riporta alle tradizioni più autentiche di alcune aree della Toscana, soprattutto nella montagna pistoiese. Ecco allora che per valorizzare la fisarmonica torna il premio Giorgio Ceccarelli di Cutigliano. La cerimonia finale ci sarà il 1 settembre, il concorso è per i giovani fisarmonicisti, e Ceccarelli, ex amministratore molto conosciuto qui, era un virtuoso di questo strumento. La fisarmonica è sicuramente uno strumento simbolo che parla della nostra infanzia, parla delle nostre feste paesane, uno strumento nel quale tutti ci riconosciamo, è proprio simbolico. E l'idea di associare uno strumento così anche intriso di storia in una visione del futuro, quindi riproponendolo alle giovani generazioni, è sicuramente un'idea originale che coniuga anche la possibilità di valorizzare in maniera importante le nostre splendide montagne. Come ufficio di presidenza del Consiglio regionale abbiamo immaginato di dare continuità a questa rassegna, che è ancora abbastanza giovane, ma che noi pensiamo possa essere destinata a crescere, a coinvolgere sempre di più giovani provenienti dalle nostre zone, ma anche da oltre confine, come già avviene, e che ad essa possa essere associata una rassegna, una manifestazione molto attrattiva per le nostre montagne. Torniamo infine a parlare del bando per le migliori tesi magistrali di laurea nelle università toscane. L'iniziativa è intitolata David Sassoli, il tema è l'Europa, le regioni, i cittadini. Il bando del 2024 scade il 16 settembre. Qualche giorno fa sono state presentate le pubblicazioni delle tesi vincitrici delle precedenti edizioni. Alcuni premiati erano qui, presenti.
consiglio e incoraggio i miei coetanei e colleghi a partecipare, prima cosa per l'importanza del concorso, anche per ricordare il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, ma soprattutto per quelli che sono gli ideali promossi dallo specifico premio. Io avevo partecipato alla seconda edizione, quindi la prima avevo già avuto modo di vederla, insomma, di conoscere alcuni dei vincitori che erano della mia università e quindi appunto è stato prima di tutto una bella sfida partecipare e poi un onore poter vincere il premio, perché insomma è una bellissima iniziativa che mi rende davvero orgoglioso di questo riconoscimento. Ah, per me è stato una grande occasione e anche un privilegio, ecco, sia proprio per la soddisfazione di vincere un premio per la propria tesi di laurea, ma anche proprio per l'opportunità che poi ha dato di visibilità grazie alla pubblicazione della tesi, anche il fatto che appunto ci sono dei professori che hanno letto la mia tesi e hanno deciso di premiarla, e anche le strade che in modo anche indiretto questo premio mi ha aperto poi successivamente. Noi ci fermiamo per oggi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana dal 26 luglio con una nuova puntata di Regionando.